call me a god. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepper Duck Collectibles con un nuovo episodio di Classics. Nuovo episodio, nuovo Spider-Man. Oggi infatti siamo qui con la Hot Toys Videogame Masterpiece 042, sempre in scala 1-6, ovvero Spider-Man 2099, tratto dal videogioco Marvel Spider-Man per PlayStation 4. Ho sentito diversi pareri contrastanti su questa figura, chi la ama alla follia, chi invece la odia. Io personalmente sono un grande estimatore della versione 2099 di Spider-Man, quindi vediamo come si è comportato Hot Toys in questo caso. Iniziamo come sempre dal box art, nella cui parte frontale possiamo trovare questa bellissima immagine di Spider-Man 2099. Immagine pre-renderizzata, tratta dal videogioco Marvel Spider-Man per PS4. Immagine forse un po' troppo lucida, come potete vedere dalla superficie riflettente, e su uno sfondo grigio abbastanza spoglio, diciamo, uno sfondo abbastanza inutile. Avrei preferito qualcosa di meglio. Classico simbolo Sideshow Exclusive, infatti si tratta di un'esclusiva Toy Fair per il 2020 in questo caso. E nella parte bassa il logo Spider-Man 2099 Black Suit. Non so Toys dove possa vedere, dove veda il nero in questa tuta di Spider-Man 2099. Non so se nel videogioco magari si chiamava in questo modo, non ricordo sinceramente, ma comunque. Poi Videogame Masterpiece 042 il codice, e il bello di questa scatola, di questo box art, è sul fianco. Infatti, come potete vedere, continua l'immagine che abbiamo visto sul front, e da sfondo, invece che quello sfondo grigio inutile, c'è una serie di immagini appunto con la colorazione rossa di Spider-Man in varie situazioni, un po' tagliate diciamo stile fumetto, un po' tipo ragnatela. Molto belle queste immagini. Mentre l'altro lato rimane lo sfondo grigio con classica scritta Black Suit VGM042 e il logo di Spider-Man. Nella parte posteriore, anche qui striscia centrale grigia con i solite raccomandazioni, i credits, e come in ogni episodio di Classic vi mostro l'anno della figure, che è il 2020. Bene, quindi andiamo ad aprirla, apertura a libro in questo caso. E possiamo trovare, oltre al nostro Spider-Man, qui questa pagina molto bella secondo me, con questo sfondo sempre con l'immagine di Spider-Man 2099 su sfondo rosso puntinato e i vari credits delle persone che hanno contribuito a creare questa figure. Possiamo vedere invece sulla parte destra il nostro Spider-Man con qualche accessorio. Non mi sembrano tantissimi, ma adesso andiamo ad unboxarlo. Ed eccolo qui. Andiamo a togliere, come sempre, il blister protettivo. Ed ecco che si mostra questa bellissima, secondo me, versione di Spider-Man. Come potete vedere, ci sono gli artigli che sono sugli avambracci, sono un po' fastidiosi. Eccolo qui. Secondo me molto molto bella, ma comunque andremo a vederla più nel dettaglio più tardi. Adesso andremo a tirar fuori tutti questi accessori, non sono tantissimi ragazzi, ve lo preannuncio, e andiamo ad esaminarli insieme. Eccoli fuori dalla scatola. Come potete vedere, una grande varietà di mani per questa versione di Spider-Man, ma molto povero di accessori. Comunque andiamo a esaminarli insieme. Cominciamo come sempre dalla vasetta, classica vasetta esagonale per i personaggi relativi al Marvel Cinematic Universe dell'Hot Toys. Superficie per la maggior parte liscia, bella questa rappresentazione di Spider-Man 2099, secondo me forse un po' troppo pacchiana questa vasetta, ok? È opinione personale. Superficie liscia quindi sia per il volto di Spider-Man sia
per queste parti, mentre satinata è un po' ruvida per questa sorta di sfondo. Colori predominanti ovviamente il rosso e il blu, che sono caratteristici di questa versione di Spider-Man. Nella parte inferiore il logo del videogioco Marvel Spider-Man e nella parte frontale Spider-Man 2099. Una curiosità che, mentre nelle altre versioni delle tute di Spider-Man tratte dal videogioco venivano chiamate appunto suit, come ad esempio la Scarlet Spider Suit, quindi come a lasciare intendere che fosse uno Spider-Man con una tuta differente, in questo caso non vi è la dicitura suit, quindi Spider-Man 2099. Quindi è come se fosse appunto un personaggio a sé. Non so se è una distrazione da parte di Hot Toys o una cosa voluta. Comunque, molto bellina anche la vasetta. Andiamo avanti con... Ovviamente la vasetta viene fornita con il classico bastone e il supporto per le pose volanti e comunque dinamiche e le solite ragnatele in dotazione con tutti gli Spider-Man di Hot Toys. Quindi questa con questa sorta di groviglio che può essere afferrata, la esplosione diciamo quando va a contatto la ragnatela e una serie di altre ragnatele come al solito ben protette da parte di Hot Toys che sono personalizzabili. Ragnatele che possono essere applicate alle mani con spara ragnatele. A proposito, volevo farvi notare che mi sembra, correggetemi poi qui sotto nei commenti se mi sto sbagliando, ma la versione di Spider-Man 2099, quella tratta dal fumetto, lo spara ragnatele ce l'aveva nella parte superiore della mano, sul dorso, mentre qui ovviamente ce l'abbiamo nella parte interna. Però vi ricordo che stiamo parlando della versione di Spider-Man tratta dal videogioco. Quindi è un vestito, diciamo, alternativo di Spider-Man e non lo Spider-Man 2099 di Miguel O'Hara. Comunque, per andare ad applicare le ragnatele, come potete vedere in questa mano fatta apposta, c'è la possibilità di rimuovere questa parte del palmo che può essere sostituita con questa. Questa che va applicata appunto con i vari perni, in questo modo qui, e poi le ragnatele possono essere infilate in questo buco e quindi possiamo personalizzarle come più vogliamo. Classica comunque cosa che troviamo anche in altri Spider-Man di Hot Toys. Per quanto riguarda le altre mani, abbiamo delle mani aperte con la caratteristica forma degli artigli di Spider-Man 2099. Il dettaglio è sempre ai massimi livelli per Hot Toys. Guardate come viene seguito il pattern della tuta di Spider-Man 2099, di questa sorta di materiale zigrinato, un po' ruvido, molto bello, e le unghie che ovviamente sono scolpite, molto belle. Quindi abbiamo sia questa che ovviamente la corrispondente mano sinistra. Stessa cosa per queste altre due paia di mani. Ahia, mi si è incastrato un artiglio. Queste due parti di mani, guardate anche la parte interna, la differenza che viene esaltata dal rosso nel palmo, anche queste molto belle. Poi abbiamo invece due mani diverse, che sono uno per la mano destra, l'indice nella classica posa da meme, diciamo, che viene fornita anche in questo Spider-Man. E poi per la mano sinistra invece abbiamo questa sorta di mano piatta. Quindi anche qui massimo livello di dettaglio. Per quanto riguarda invece i pugni, abbiamo un pugno serrato destro, quindi senza la possibilità di inserire le ragnatele, e invece per la mano sinistra, come vedete, c'è il foro apposito per andare, volendo, ad inserire la ragnatela, che può essere appunto presa, insomma, per fare vari tipi di pose diverse. Bene ragazzi, per questo è tutto per gli accessori, come vi dicevo non è una sezione molto ampia per questa versione di Spider-Man, quindi passiamo ad esaminare la figure. Ed ecco qui Spider-Man 2099, una figure spettacolare secondo me, davvero ben realizzata, in linea con tutti gli altri Spider-Man prodotti da Hot Toys, che comunque ne ha prodotti diversi sia di Spider-Man che di Iron Man, quindi ormai dovrebbe sapere il fatto suo.
Body in linea, stesse proporzioni e probabilmente lo stesso body che è stato utilizzato per l'altra versione tratta dal videogioco, quella della Classic Suit, che tra l'altro dovrebbe essere una versione successiva a questa del 2020, ma con qualche piccola grande differenza. Innanzitutto la tuta, dello stesso materiale, però qui ha una texture più satinata, davvero sempre ben realizzata come tutte le tute degli Spider-Man, con queste parti che sono di questo rosso metallico che viene davvero fuori dalla tuta, quindi fa un effetto davvero impressionante. Per quanto riguarda il nome, appunto, Black Suit, che gli ha dato Toys, nulla di più falso perché, come potete vedere, è una sorta di blu metallico, ma assolutamente non è nero. La testa, se posso dire un difetto di questa figura, è che la testa, seppur ben realizzata, guardate le proporzioni, come viene accompagnata bene appunto la tuta sul cranio, diciamo, ha una texture molto più liscia rispetto al resto della tuta. Non ne so il motivo, probabilmente per una più semplice realizzazione, ma è davvero liscia, a differenza della tuta che invece ha una sorta di ruvidezza, di satinatura sulla sua texture. Comunque, anche la testa bellissima, fantastica anche il pattern degli occhi e questa espressione leggermente, diciamo, arrabbiata di Spider-Man 2099. Andando invece più giù, possiamo vedere questo bellissimo logo di Spider-Man 2099 con il teschio caratteristico che va ad allungarsi fino alle spalle, fino a scendere praticamente fino all'inguine. Davvero bellissimo, tra l'altro questo pezzo è praticamente incollato, ma non vedo nessun segno di colla da nessuna parte, il che rende il tutto ancora più esaltante dal punto di vista del lavoro fatto da Toys. Ci sono queste parti che accompagnano la spalla fino ad arrivare alle mani, fino all'avambraccio, che sono di una plastica, come potete vedere, più liscia. Mentre tutto il body, comunque, come al solito per Spider-Man, risulta essere a volte, come potete vedere, morbido, di una sorta di gomma che rende tutto molto più realistico. Andiamo a vedere la parte della schiena, anche qui si allungano quelle che sono le parti più luminose, più lisce, davvero belle le texture, e qui viene esaltata anche la muscolatura vicino alla colonna vertebrale, quindi questa parte del dorso e del lombare, fino a scendere al gluteo e alle gambe, dove anche qui classica muscolatura, diciamo, più fina, più smooth di Spider-Man, ma che comunque viene esaltata dal colore di questa tuta. Anche sulle ginocchia, questa parte in plastica, diciamo più liscia, più trasparente, che permette anche qui di vedere i dettagli del ginocchio. Non so se con il riflesso voi riuscite a vederli, ma davvero ben realizzate anche le ginocchia. Ovviamente unico pezzo con la caviglia ed il piede, quindi la tuta assume, diciamo, una sorta di continuità e poi vedremo nella sezione della mobilità, ovviamente, come è possibile appunto muovere il tutto facilmente. Andiamo a vedere anche questa parte con questa sorta di artigli caratteristici di Spider-Man 2099 che sono molto appuntiti, quindi cioè, direi di fare attenzione, ma in realtà essendo realizzati in una plastica, come vedete, molto malleabile, molto mobile, non sono pericolosi ed è una buona idea da parte di Hot Toys per rischiare la rottura, perché se fossero stati comunque rigidi, si sarebbero potuti rompere più facilmente. Bene, adesso andiamo a vedere un po' la mobilità di questo Spider-Man, perché avendo questa tuta magari potrebbe mettere in dubbio la posabilità, ma andremo a vedere che in realtà non è così. Testa, ovviamente, rotabile in tutti i sensi, può salire, scendere, insomma, io poi come al solito sapete che non spingo molto oltre le mie figure a livello di articolazione. Poi andiamo con il torace, torace che ha un'articolazione
piuttosto dura, ma come vedete è possibile piegarlo molto. Come vedete si creano delle pieghe, come è giusto che sia, come è realistico che sia, e il logo comunque non dà nessunissimo problema, quindi molto ben fatto Hot Toys. Classica articolazione per le braccia, può salire oltre la linea del parallelo, anche in questo caso ovviamente, anche all'indietro, e ovviamente, anche se un po' più difficile da muovere per via di questa parte di gomma, comunque butterfly joint, quindi articolazione a farfalla che permette il movimento in tutto e per tutto. Gomito con ovviamente la doppia articolazione che permette di andare oltre i 90 gradi, le mani lo sappiamo tutti, e scendiamo invece verso il bacino, che è possibile ovviamente ruotare, e per le gambe, anche in questo caso possiamo allargarle praticamente fino a qui e spingerle in su e anche all'indietro, quindi ottima mobilità per questo Spider-Man. Come al solito, doppia articolazione al ginocchio che permette di andare oltre i 90 gradi e mobilità, come dicevo in precedenza, della caviglia, che non crea nessun fastidio con la tuta, quindi un bellissimo lavoro anche da questo punto di vista. Punta del piede ovviamente articolata e, come al solito, vi mostro le piante, le suole delle scarpe, che per questo piede purtroppo, come potete vedere, non sono molto allineate. Piccoli dettagli sì, ma piccoli dettagli che vanno comunque visti in fase di recensione. Quindi questa pianta ovviamente ben articolata, ben allineata, mentre la pianta sinistra, magari un difetto della mia copia, per carità, ma la pianta sinistra invece no. Comunque, per quanto riguarda il design di questo Spider-Man 2099, secondo me è molto soggettivo. Io sono un grande, grandissimo fan di questa versione. È accattivante, è bella come colorazione, c'è questo stacco. Sembra uno Spider-Man ovviamente, ma potrebbe anche non sembrarlo, potrebbe essere un personaggio completamente diverso. A me sinceramente piace tantissimo, però cercherò in fase di recensione, in fase di voto, di non farmi influenzare dal mio parere, diciamo, personale, soggettivo per quanto riguarda questo Spider-Man. Ed eccolo a confronto con lo Spider-Man nella sua classic suit, sempre tratta dal videogioco Marvel Spider-Man per PS4, e come sospettavo c'è il riutilizzo del body. Infatti abbiamo la stessa altezza, stesso body, stesse proporzioni, con una differenza ovviamente nella colorazione e nel tipo di tessuto utilizzato per la tuta. Comunque, due pezzi veramente incredibili, bellissimi anche da vedere insieme. Adesso andiamo a vedere invece il confronto con l'altra versione, sempre tratta dal videogioco. Lo Spider-Man nella sua Scarlet Suit, che come potete vedere invece si differenzia abbastanza da quello del 2099. Spider-Man 2099 infatti leggermente più alto, con un corpo molto più magro, molto più secondo le proporzioni di Spider-Man, mentre quello Scarlet super pompato, con un body completamente ridisegnato. Anche qui entrambi tratti dal videogioco, ma sembrano due figure completamente diverse. E l'ultimo confronto infine è d'obbligo con lo Spider-Man in black and gold suit tratto da No Way Home. Ovviamente qui la differenza è ancora più abissale, perché lo Spider-Man di Tom Holland è con un body completamente ridisegnato e ovviamente più basso della versione per PS4. Ed eccoci alle conclusioni finali per questo Spider-Man 2099 di Hot Toys. Secondo me davvero un ottimo pezzo, sono un grande amante sia di Spider-Man che di tutte le sue varianti, e questa di Spider-Man 2099 è una delle varianti che più mi sta a cuore.
Quindi, come vi dicevo in precedenza, cercherò di essere il più oggettivo possibile e questa figure, secondo me, non può andare oltre l'8. Non può andarci perché per una serie di fattori legati soprattutto agli accessori. È molto povero di accessori, c'è una basetta che è differente da tutte le altre basette proposte finora da Uttoys, con quella faccia in primo piano, così stampata su una vasetta con un pattern così lucido. Insomma, non mi è piaciuto granché. Una grande scarsità appunto di accessori anche per quanto riguarda tutto il resto, ma comunque una buona varietà di mani e possibilità di posing per questo Spider-Man. Per quanto riguarda il resto, massima cura nei dettagli come è solito fare Hot Toys. Storceranno un po' il naso coloro che sono abituati a posare le loro figure come nei fumetti, quindi per la questione dello spararagnatele che non si trova sul dorso della mano ma sul palmo. Quindi qui Hot Toys ha giocato un po' sul fattore ristampa di Spider-Man, ma possiamo giustificarla con il fatto appunto che questa è la versione tratta dal videogioco, quindi ci può stare. Per il resto, ragazzi, io la amo particolarmente. Per me sarebbe un 9, 9 e mezzo pieno soltanto perché si tratta di Spider-Man 2099 e io amo la tuta di questa versione. Ve l'ho già detto non so quante volte durante questo video. Però, ecco, secondo me il mio voto rimane quello che ho detto in precedenza. Detto questo, ragazzi, vi ricordo che io l'ho comprata sul colossodeinerd.com, trovate il link qui sotto in descrizione. Fatemi sapere voi invece se ce l'avete e che cosa ne pensate. Ci vediamo come sempre, ragazzi, ad un prossimo episodio di Classic. Ciao, ragazzi, a presto.